Un momento di riflessione e dibattito sul genocidio degli armeni. Chi si ricorda oggi del genocidio degli armeni? Un'iniziativa inserita nel cartellone dell'Aquilan Film Festival. All'appuntamento organizzato, uno dei tanti tra le varie iniziative che hanno interessato tutta la giornata nell'auditorium del Parco del Castello, hanno preso parte relatori importanti, tra questi il giornalista Rai Pino Scaccia, sempre in prima linea. Ma intanto il riconoscimento, che non è soltanto un omaggio alle vittime, a quel 1,5 milioni di vittime, soprattutto perché deve essere un monito, insomma, per il futuro, giustamente. 22 paesi nel mondo hanno già riconosciuto il genocidio, altri si stanno avvicinando, gli stessi Stati Uniti, insomma, probabilmente sono vicini a una risoluzione per riconoscerlo. Questo è un momento molto particolare, è molto delicato, in cui bisogna ben distinguere. Qui non stiamo soltanto celebrando la memoria di una grande strage, di un genocidio, appunto. Il genocidio è una cosa diversa da una guerra, è eliminare in maniera sistematica, metodica, un popolo addirittura. Tra gli interventi anche quello dell'ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia, Sargis Garagyan. Intanto credo che non è mai troppo né troppo tardi parlare di un crimine contro l'umanità, di un genocidio in fattispecie. Oggi soprattutto è ancora più importante perché sono convinto che i genocidi, i crimini contro l'umanità devono appartenere ai manuali di storia e non alla cronaca. Oggi purtroppo stiamo assistendo a un riemergere di crimini contro l'umanità nella cronaca. Penso ad esempio agli yazidi in Medio Oriente, vittime di un'azione genocidaria vera e propria dell'ISIS, alle comunità cristiane nel Medio Oriente, anche loro lasciate alla mercé dell'ISIS.